Ok, ciao a tutte e a tutti, amici vicini e lontani, sono Gianfranco Zanna, il presidente dell'Ambiente Sicilia, e ho il piacere e l'onore di presentarvi questa nuova iniziativa di Legambiente Sicilia. È il primo episodio, il primo appuntamento, ne seguiranno tanti altri. Dopo un primo sbandamento, un sbandamento iniziale sulle conseguenze e sulle limitazioni che stiamo subendo, legate all'emergenza Covid-19, necessarie limitazioni, ed è giusto fare i sacrifici che stiamo facendo, i risultati si stanno vedendo. Come Legambiente abbiamo cominciato ad attrezzarci, è un modo diverso per fare la nostra attività, il nostro impegno, il nostro volontariato, che è molto frutto e si articola molto su quello che noi chiamiamo il corpo a corpo, di un rapporto diretto e direi quasi costante con i cittadini, con da tante persone che coinvolgiamo e partecipano alle nostre campagne, ai nostri appuntamenti. Ecco, l'emergenza ci sta un po' trasformando, ne dobbiamo fare tesoro, ne stiamo facendo tesoro anche utilizzando al meglio la tecnologia. Ecco, stando a casa si possono fare tante cose, tra queste, dopo una infinità di riunioni e incontri che continuiamo a fare, perché, come dire, ci stiamo attrezzando per i nuovi appuntamenti e per le nuove scadenze, spostandole un po' avanti nel tempo, abbiamo pensato di costruire un percorso di approfondimento formativo per tutti, innanzutto per i nostri soci, e già lo facciamo da un bel po' di tempo. Adesso, visto che le cose stanno andando bene e hanno appassionato e hanno coinvolto tanti amici, tanti soci, tanti iscritti a Legambiente e tante persone che ruotano attorno a Legambiente, abbiamo pensato di approfondire. Non siamo l'unico regionale che lo sta facendo, noi lo abbiamo pensato in maniera un po' più strutturale. Li abbiamo chiamati i cantieri del Green New Deal. Ci sono due concetti in questo titolo. Uno è appunto il lavoro per il New Deal verde, ambientalista, che deve attingere anche, guardare all'esperienza che stiamo drammaticamente vivendo, e quindi pensare sempre di più e lavorare sempre di più, impegnarci sempre di più, non solo come Legambiente, ma tutti, per dare un chiaro indirizzo alla vita del pianeta, al futuro del pianeta e anche quindi del nostro paese, pensando e praticando modi, stili di vita radicalmente diversi da quelli che abbiamo conosciuto finora. È la lezione che stiamo subendo dalla natura. E da questa emergenza ci deve fare sempre più riflettere. E quindi vogliamo riempire di contenuti, di proposte, questa prospettiva del Green New Deal. E poi abbiamo messo i cantieri. Forse pochi capiscono in pieno il perché abbiamo usato questo termine, non solo è per dimostrare che siamo un laboratorio, un cantiere appunto del lavoro in corso, ma il riferimento è all'impegno che stiamo portando fino in fondo di realizzare una nuova struttura ai cantieri culturali della ZIS a Palermo. Sarà la nostra nuova sede del regionale, ma soprattutto sarà uno straordinario laboratorio per diverse attività, da mostra, convegni, eventi, a un centro di educazione ambientale, a un centro di documentazione sull'ambiente. Ecco perché abbiamo scelto questo titolo, i cantieri del Green New Deal. Cosa saranno e cosa sono a partire da oggi? Saranno e sono delle conversazioni con esperti, con degli specialisti, con dei docenti, per appunto arricchire il nostro bagaglio, per affrontare al meglio le sfide che la transizione climatica ci pone davanti. Quindi l'obiettivo nostro è quello di trattare argomenti, diversi argomenti, finalizzati appunto a dare nuovi elementi e nuove riflessioni in questo percorso che deve portare anche il nostro paese a uscire da questa transizione climatica e pensare a un futuro molto più sostenibile. Gli incontri sono aperti, infatti da questo incontro e i futuri sono in diretta Facebook, per noi anche un'assoluta novità questa, come Legambiente Sicilia. Speriamo che vada tutto bene, questa è la prima, la stiamo sperimentando. Il primo argomento che abbiamo pensato è quello della pianificazione paesaggistica. Abbiamo invitato per questo due luminari, mi permetto di dire, ci diranno molto a noi siciliani, che abbiamo anche una certa tradizione sul tema della pianificazione paesaggistica. Siamo stati la prima regione a partire su questo percorso, abbiamo poi perso un po' la battuta, altre regioni sono andate avanti, come la Puglia,
la Sardegna, anche se poi la Sardegna, diciamo, è tornata un po' indietro, come i professori Marson e Magnani, che ringrazio calorosamente per aver accettato il nostro incontro, sanno che la Sicilia ha un suo percorso un po' autonomo e diverso dalle altre. I nostri sono strumenti tecnici, mentre dalle altre parti sono strumenti un po' più politici, perché la giunta che esprime un parere appunto sui piani paesistici, da noi sono soltanto i tecnici, diciamo, a partire dall'osservatorio del paesaggio e le sovrintendenze che elaborano le proposte di piano, però ci sono delle interessantissime riflessioni in base anche all'esperienza che i professori che abbiamo invitato sicuramente ci diranno. Concludo sottolineando il fatto che questo non vuole essere uno spot o un semplice appuntamento. Continueremo non solo in questo periodo che purtroppo non si è concluso e non si concluderà a breve, e quindi nelle prossime settimane continueremo queste esperienze e questi approfondimenti con le stesse modalità. Ma noi abbiamo già pensato e ci stiamo attrezzando in tal senso come Lega Ambiente Sicilia, che questa forma di percorso costruito, programmato con le giuste date, in tempo utile da comunicare e da programmare appunto, lo vogliamo perseguire con una calendarizzazione precisa nei mesi futuri. Ora, per capirci, vogliamo davvero realizzare una sorta di università verde aperta a tutti per permettere a chi vuole partecipare o con una presenza fisica appena questo sarà possibile, o continuando le forme moderne, nuove, usando la tecnologia come stiamo facendo adesso, con le diverse piattaforme, con una diretta Facebook, per far partecipare il più grande numero possibile di utenti, di cittadini, di chi vuole dare una mano d'aiuto per salvare il nostro pianeta. Grazie ancora a chi ci sta ascoltando, a chi ci sta seguendo, ai professori Marson e Magnaghi, e passo la parola al mio collega, presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza, che ringrazio particolarmente, ma lui è di casa perché il sangue che scorre nelle sue vene è in buona parte sangue siculo, anche se ora c'ha l'accento con la cimoscia aspirata. Ciao e grazie Fausto, a te la parola. Grazie Gianfranco, è un onore e un piacere introdurre anche nella mia responsabilità nazionale sul paesaggio che mi avete onorato di darmi e introduco i due relatori perché poi oggi abbiamo l'onore di avere due relatori molto importanti. Nella prima relazione la professoressa Anna Marson, ordinario di pianificazione del territorio presso l'Università IUAV di Venezia, coordinatrice dell'ambito scientifico della pianificazione territoriale delle politiche pubbliche della scuola di dottorato di questa prestigiosa università del nostro paese e, permettetemelo, persona che ha saputo unire alla disciplina e quindi alla competenza scientifica anche una straordinaria capacità di militanza politica, perché nel suo recente passato c'è un incarico importante all'urbanistica della provincia di Venezia a fine anni 90, ma soprattutto un'esperienza meravigliosa di 5 anni, dal 2010 al 2015, in quanto assessora regionale all'urbanistica, alla pianificazione del territorio e al paesaggio della regione Toscana, della regione ovviamente nella quale svolgo il compito di presidente regionale della Lega Ambiente. Non esito a definire Anna Marson la migliore assessore, diciamo, con cui io mi sono mai rapportato diciamo, nella militanza ambientalista. In 5 anni la professoressa Marson è riuscita a ottenere l'approvazione della prima legge in Italia contro il consumo di suolo, una legge sul governo del territorio di grandissimo spessore e molto lungimirante, la legge 65/2014. E poi ovviamente l'adeguamento ai sensi del codice, quindi la valenza paesaggistica del nostro piano regionale, del nostro piano di indirizzo territoriale. Quindi il risultato del 27 marzo 2015, un risultato insperato ma veramente importante dell'approvazione
copartecipata, copianificata col MIBACT del piano paesaggistico della Toscana, e un altro esito importante della sua prestigiosa carriera. E poi il professor Alberto Magnaghi, di cui mi onoro di essere un allievo, perché ricordo di essere stato un suo allievo al corso di urbanistica alla Facoltà di Firenze, che è professore emerito dell'Università di Firenze, è coordinatore scientifico dell'unità di ricerca progetto Bioregione Urbana, presidente della Società dei Territorialisti e ovviamente coordinatore scientifico e progettista di svariati piani urbanistici e territoriali, sia a valenza strategica che integrata. Tra diciamo, le sue importanti produzioni pianificatorie metterei il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia, che è stato il primo ad essere sostanzialmente approvato con la copianificazione del MIBACT, e poi ovviamente ha contribuito nella parte delle invarianti strutturali anche alla stesura del piano paesaggistico della Regione Toscana. Insomma, veramente due grandi persone, non solo due luminari della disciplina, ma veramente persone che ci potranno dare un quadro molto ampio sia della disciplina paesaggio, che poi anche, mi verrebbe da dire, dell'approccio a una progettualità territoriale, al ragionamento strutturale e patrimoniale dell'urbanistica e del governo del territorio. E quindi due relazioni perfettamente complementari che arricchiscono questo webinar odierno. Io, senza ulteriore indugio, passerei la parola alla professoressa Marson, che ringrazio ancora di cuore. Grazie Fausto, spero che mi sentiate, perché prima abbiamo avuto qualche problema di collegamento. Ovviamente grazie della generosità con cui mai presentato. Ci siamo divisi il lavoro in questo modo nell'esposizione che andremo a fare. Io ho una prima parte un po' noiosa, diciamo, però necessaria per inquadrare la questione del paesaggio e della disciplina paesaggistica, mentre Alberto poi entrerà più nel merito, come dire, della rappresentazione del territorio, della rappresentazione patrimoniale, nello specifico del piano paesaggistico della Puglia. E non possiamo che partire dicendo comunque che per entrambi è stato importante il confronto con questo documento che conoscete bene. Voi vedete lo schermo? Riuscite a vedermi? O sono fissa? Temo che abbiamo ancora dei problemi, vero? Io sto cercando di farvi vedere davanti allo schermo una... Sentiamo benissimo la tua voce, ma non vediamo la videocamera, cioè non hai la videocamera evidentemente in funzione. È un bel problema di nuovo, perché sembra... Volevo farvi vedere comunque il documento in linee guida del piano territoriale paesistico della Regione Sicilia, presentato nel 96, nell'ottobre, novembre forse 96, ricordo una Palermo caldissima in cui sia io che Alberto Magnaghi partecipavamo a questo evento importante, perché quell'impostazione in qualche modo ha caratterizzato anche le esperienze di pianificazione paesaggistica successiva, fra cui appunto quelle di cui andremo a parlarvi. Adesso riprovo, no? Andiamo proprio male, perché io non riesco più a condividere lo schermo. Prima avevamo fatto le prove, temo di dovermi un attimo scollegare e ricollegarmi per provare a condividere lo schermo. Sì, adesso vedo che il mio viso si muove, quindi spero di riuscire a farlo.
Riuscite a vedere lo schermo? Sì, perfettamente, perfettamente. Perfetto, perfetto. Io ho cercato di fare una presentazione, appunto mi scuso se sarà un po' noiosa, cercando di rispondere ai quesiti che sinteticamente mi avete posto, che avevano a che fare appunto su con cos'è che intendiamo oggi per paesaggio, dal punto di vista della pianificazione e del territorio ovviamente, e come si è evoluta nel tempo la sua disciplina. Andrò veramente piuttosto veloce perché ho 24 slide, ma credo appunto di avere al massimo una mezz'ora a mia disposizione, se non meno, perché troverei interessante anch'io avere un dibattito poi alla fine. Allora, la prima cosa da dire è che c'è stata negli ultimi anni una forte evoluzione nei concetti di patrimonio e paesaggio. Scusatemi se ripeto delle cose scontate, ma sono molto importanti, no? Nel senso che fino a qualche decennio fa, normalmente per patrimonio si intendevano i singoli beni culturali. Ah, ho messo delle immagini bellissime, della vostra Sicilia, in questo caso siamo nel Parco dei Templi di Agrigento, quindi in origine appunto per patrimonio si intendeva il singolo edificio, il singolo monumento e così via. Poi questa concezione si è andata estendendo alle pertinenze immediate, diciamo, del bene, fino a comprendere in tempi più recenti anche i paesaggi della vita quotidiana, anche ciò che sta in relazione col bene, pur essendo appunto molto diverso dal bene. E in effetti sulla destra spero riusciate a vedere una di queste famose immagini un po' schiacciate, diciamo, in cui si vedono i palazzi dell'Agrigento anni 60-70 sullo sfondo appunto dei templi. Però cercheremo di ripercorrere questo passaggio in maniera più pertinente, ordinata nelle slide che seguono. All'inizio non mi soffermo appunto sui significati originari di paesaggio, se non per dire che hanno a che fare con la vista. È in gioco lo sguardo in origine quando si parla di paesaggio, quindi un'estensione più o meno ampia di un luogo, di una vista apprezzabile con lo sguardo, spesso rappresentata nella pittura, per cui sapete che appunto nel XVI secolo il termine paesaggio tende a coincidere con un genere pittura, però c'è anche questa appunto questa origine interessante nel termine pays in francese, perlomeno, che quindi fa sì che il termine paesaggio, il termine territorio in italiano o luogo siano intimamente connessi in qualche modo. Ovviamente quando parliamo di paesaggio tuttora, tutt'oggi, c'è anche chi se ne occupa alla scala dell'architettura del paesaggio, che è qualcosa di molto diverso tuttavia dalla pianificazione del paesaggio, perché l'architettura del paesaggio normalmente ha un committente singolo, che sia un privato o un'istituzione, cioè i lavori degli architetti del paesaggio difficilmente passano attraverso la discussione politica in sede dei consigli comunali, dei consigli regionali, eccetera. Quindi da questo punto di vista sono delle attività un po' diverse da quelle della pianificazione paesaggistica. C'è anche il termine paesaggio, è anche utilizzato con riferimento alla landscape ecology, che è una tecnica che molto poco ha a che vedere con i metodi di analisi e interpretazione del paesaggio che vedremo applicati nei piani paesaggistici di cui vi parleremo, perché qui il paesaggio appunto è ridotto in qualche modo a tessere uniformi
nelle quali vengono contate, proprio conteggiate le componenti ecologiche, come probabilmente sapete, ed è in qualche modo un procedimento che è l'esatto contrario della ricerca invece delle connessioni significative che qualificano tra di loro le diverse componenti appunto di un paesaggio. In Italia diciamo che, anche se ci sono state leggi importanti che risalgono all'inizio del XX secolo, insomma a cavallo tra XIX e XX secolo, la prima legge che parla di piani riferiti al paesaggio è la 1497 del 39. Come sapete, sono le due leggi in qualche modo gemelle o sorelle del 39, una riferita ai monumenti e l'altra invece alle bellezze d'insieme, si chiamavano allora, no? È la legge che riguarda soprattutto, appunto, che sta alla base della posizione dei vincoli paesaggistici che da allora si sono susseguiti, no? Per vincoli soprattutto per decreto, poi entreremo magari nel merito di questa definizione. Però questa legge prevedeva anche la redazione di un piano territoriale paesistico a cura del Ministero per l'Educazione Nazionale. All'epoca non esisteva l'attuale Ministero per i beni culturali e per il paesaggio. Come sapete, abbiamo dovuto aspettare gli anni 70, Giovanni Spadolini ministro, per avere appunto un Ministero dei beni culturali in Italia. E tuttavia questo piano territoriale paesistico ha avuto di fatto molte poche applicazioni. Il primo e il più noto è il piano territoriale paesistico per l'Appia Antica, che ebbe tuttavia così tante complesse traversie politiche che diciamo che ha scoraggiato anche in qualche modo la redazione di ulteriori piani ai sensi di questa legge. Per chi fosse appunto interessato, nell'archivio Cederna, sulle pagine web dell'archivio Cederna c'è tutta la documentazione relativa a questo primo piano, appunto, che risale agli anni 50. In realtà la pianificazione paesistica, quella si chiamava paesistica appunto all'epoca, ha ricevuto un impulso decisivo dalla cosiddetta legge Galasso, la legge 431 dell'85, che tutti in qualche modo conoscete. La legge Galasso è stata la prima e l'unica finora a introdurre una serie di tutele paesaggistiche, in parole volgari vincoli ex lege, cioè non erano i singoli decreti del Ministero che individuavano specifiche aree da tutelare, ma era la legge che, attraverso il proprio testo, la pubblicazione del proprio testo, stabiliva che alcune fattispecie di aree erano da tutelarsi dal punto di vista paesaggistico. In particolare, come sapete, questa legge prevedeva che fossero tutelate le fasce di 150 metri lungo tutti i corsi d'acqua pubblici, la costa per una profondità di 300 metri, tutti i boschi, tutte le montagne al di sopra di una certa altezza, e così via. Questa legge prevede altresì che per la tutela di questi beni fossero elaborati dei piani paesistici oppure dei piani territoriali con valenza paesistica. In realtà l'unico piano, o uno dei pochi piani propriamente soltanto paesistici elaborati, è stato quello della Puglia,
che però era sostanzialmente un piano che metteva insieme, cartografava tutti i vincoli, quelli per decreto e quelli ai sensi della legge Galasso, in modo molto approssimativo, diciamo, tant'è che una volta rivisto, quando è stata avviata la redazione del nuovo piano paesaggistico, insomma, non è stato un gran riferimento, diciamo. Tutta una serie di regioni, in realtà, siamo appunto negli anni Ottanta, nel pieno dell'attività di pianificazione territoriale delle allora giovani regioni a statuto ordinario, perlomeno, e alcune regioni a statuto ordinario all'epoca si sono applicate seriamente in qualche modo alla redazione di queste integrazioni di valenza paesistica ai propri piani territoriali oppure alla redazione di nuovi piani territoriali. E va detto anche che la redazione di questi piani ricevette, ai noi, un impulso decisivo alle norme intervenute successivamente alla legge che permettevano lo stralcio di alcuni tratti fluviali dai vincoli della legge, introdotti dalla legge Galasso, attraverso il piano. Quindi abbiamo avuto in molti casi, ad esempio in Toscana c'è stato un tratto rilevante del fiume Arno, quello più prossimo a Firenze, quindi anche quello oggetto di più appetiti, diremo, che è stato degalassizzato, si diceva in questo modo, quindi stralciato dalle tutele. Riuscire appunto a portare all'approvazione un piano è sempre un po' questione, anche soprattutto se è un piano di tutela, è sempre questione di, ai noi, di bastoni e di carote. Ciò di cui ora stiamo parlando di piani paesaggistici, di pianificazione paesaggistica, in realtà fa riferimento al codice dei beni culturali e del paesaggio tuttora vigente, che ha assorbito anche i provvedimenti principali, tra cui la legge Galasso, che è diventata parte integrante di questo codice. Ora, il codice è stato appunto approvato nel 2004, ha avuto due modifiche abbastanza importanti nel 2006-2008, e da allora è sostanzialmente rimasto lo stesso. Più volte anche dentro al Ministero ci si è posti il problema di recente, negli anni recenti, di un necessario aggiornamento di questo codice. Pensate soltanto che nel frattempo l'Italia ha ratificato la Convenzione Europea sul Paesaggio e quindi il codice andrebbe in qualche modo aggiornato alla convenzione, ma il timore del dibattito alla Camera e in Senato e quindi delle possibili modifiche peggiorative è molto forte, per cui finora ci si è guardati bene comunque dal mandare appunto alle Camere un testo di modifica. Una delle principali novità introdotte da questo codice relativamente ai piani paesaggistici è quello che, per essere definiti tali, devono essere copianificati fra Regione e MIBACT. E qui si apre, come dire, anche un'ampia casistica, perché non esiste una copianificazione standard. La copianificazione fra Stato e singole regioni che hanno avviato la redazione dei piani è basata su un documento di intenti sottoscritto da entrambe le parti all'inizio del procedimento, e dipende molto dal fatto che le regioni abbiano scelto di condividere con il Ministero l'intero piano, come è stato fatto in Puglia, come abbiamo fatto in Toscana, oppure abbiano scelto di condividere soltanto la parte che tratta dei vincoli paesaggistici.
Questo apre anche degli scenari, delle declinazioni molto, molto diverse. Bene, i primi piani paesaggistici copianificati ai sensi del codice, che sono arrivati alla fine del percorso di copianificazione, sono stati entrambi nel 2015, quello della regione Puglia e quello della regione Toscana. Prima veniva richiamato il fatto che, come dire, questi piani paesaggistici, a differenza della natura tecnica, dei piani paesaggistici, siciliani, delle province siciliane, hanno una natura più politica perché coinvolgono le giunte. In realtà, chi venga coinvolto, quale sia l'organo coinvolto nella procedura di approvazione dipende dal singolo statuto regionale. Ad esempio, appunto, questi due piani hanno avuto delle procedure molto diverse perché la Regione Puglia prevede che anche gli atti complessi come i piani territoriali, i piani paesaggistici, siano adottati e approvati in sede di giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. La regione Toscana è all'estremo opposto perché prevede che sia l'adozione che l'approvazione avvenga in consiglio regionale. La maggior parte delle regioni a statuto ordinario è in una posizione intermedia, nel senso che adotta i piani come giunta e li approva invece in sede di consiglio. Naturalmente anche questo ha un'influenza sull'approfondimento del dibattito politico intorno al piano, anche sulle modifiche che da tutto ciò possono intervenire rispetto al combinato disposto complessivo del piano. Negli anni successivi sono stati approvati altri due piani, sempre copianificati, copianificati per la sola parte però relativa ai beni paesaggistici, che sono la regione Piemonte, appunto il piano paesaggistico della regione Piemonte e quello della regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche una serie di piani non copianificati con fattispecie molto diverse fra loro, nel senso che il primo è quello della regione Sardegna approvato nel 2006, quindi approvato a codice vigente, però avviato prima che uscisse il nuovo codice paesaggistico, non è stato copianificato, però riguarda, come sapete, soltanto le aree costiere, però è stato riconosciuto, il piano del 2006 è stato riconosciuto dal Ministero e anche difeso a più riprese dal Ministero dei tentativi di demolirlo, fatti da varie amministrazioni, ahinoi, di centrosinistra e centrodestra della regione Sardegna fino agli anni più recenti. Purtroppo proprio negli ultimi mesi è intervenuto peraltro un provvedimento che lo indebolisce molto, no? Non a livello di piano, a livello di leggi regionali. C'è stato il piano della Regione Lombardia che a suo tempo ha scelto di fare un piano senza alcun rapporto con il Ministero, e però poi invece ha scelto di avviare ex post un'intesa con il Ministero per integrare il piano con le parti richieste dal Ministero. C'è la Regione Lazio che ha una vicenda davvero un po' bizzarra, adesso non ci dilunghiamo, ma insomma, alla fine di un lungo percorso il Consiglio regionale ha scelto di non rispondere a quanto richiesto dal Ministero di approvare il piano per conto proprio, questo l'estate scorsa, e il Ministero di recente appunto l'ha impugnato per questo. E poi esiste appunto il caso unico della regione Sicilia, unico nel senso che appunto il combinato disposto di sovrintendenze dipendenti dalla regione, no? Provinciali dipendenti
dalla regione e la scelta di elaborare appunto il piano per la parte più conoscitiva e interpretativa, affidandolo alle sovrintendenze che dipendono dalla regione, ha dato luogo appunto a un caso molto particolare. Appunto, successivamente all'approvazione del codice è intervenuta la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Europea del Paesaggio. Io la riporto qui, ne riporto un piccolo stralcio in lingua inglese perché la convenzione non è stata approvata dal Consiglio d'Europa tradotta in lingua italiana, e molti come dire, discutono criticamente la traduzione italiana che ne è stata data poi informalmente, no? Nel nostro paese. In ogni caso, la novità importante introdotta dalla Convenzione Europea del Paesaggio sta nelle definizioni dell'articolo 1 soprattutto, laddove si dice che paesaggio significa un'area, noi diremo una parte di territorio, un luogo, perché area è un po' astratto, così come percepito dalla gente, dalle persone, il cui carattere di quest'area, di questo territorio, è il risultato dell'azione, dell'interazione di fattori naturali e o umani. E poi via una serie di altre definizioni importanti, perché ad esempio la pianificazione del paesaggio significa un'azione capace di guardare lontano per migliorare, restaurare o creare paesaggi. E questa dizione del paesaggio come un qualcosa percepito dalla gente, dalla popolazione, apre a sua volta un mondo, apre un mondo soprattutto perché, cioè, rispetto chiaramente all'impostazione del codice che affida in qualche modo al Ministero la tutela del paesaggio, apre tutta la questione della partecipazione, però in relazione al paesaggio bisogna essere anche consapevoli del fatto che la partecipazione deve essere una partecipazione pienamente informata, cioè non puoi andare in giro chiedere a chi incontri che cosa pensa del paesaggio su due piedi e decidere che gli esiti appunto di quelle interviste rappresentano ciò che va perseguito, l'obiettivo da perseguire in termini di paesaggio, è un pochino più complesso. Una grossa questione riguarda la distinzione appunto che c'è nel codice, che c'è nella pratica, che c'è nelle procedure tra apposizione e gestione dei vincoli, cosiddetti beni paesaggistici, e invece le politiche, quindi i piani, le azioni, più in generale le decisioni che riguardano il resto del territorio, tutto il territorio, gran parte del territorio. Come è noto, laddove c'è un vincolo interviene la sovrintendenza con il proprio parere, quasi in tutti i casi, no? Laddove non c'è il vincolo, spesso, troppo spesso, nelle procedure di decisione pubblica, nelle conferenze di servizi relative alle decisioni su opere pubbliche, su interventi privati, su piani attuativi, eccetera, si dice: ah beh, non c'è nessun vincolo, allora lì non c'è nessun valore paesaggistico da difendere. Ecco, per cercare di modificare un po' quest'immagine, anche per dare il senso che alla gestione del paesaggio, in realtà alla qualità del paesaggio concorrono veramente moltissime azioni, anche istituzionali, innanzitutto istituzionali, nel 2017 è stato pubblicato il primo e unico finora rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio
in Italia. Quindi ho messo il link, poi condividerò, ovviamente vi metterò a disposizione questa presentazione, qui ho messo il link dal quale potete scaricarlo, perché non è facilissimo trovarlo altrimenti sul sito del Ministero. Questo rapporto è stato promosso, voluto fortemente dall'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio del MIBACT, che è un organismo unico davvero nel panorama italiano, che appunto qualche mese dopo ha promosso anche questa Carta Nazionale del Paesaggio, che prova a enunciare le azioni strategiche, le linee di orientamento strategiche che andrebbero promosse con riferimento al paesaggio. Ed è un organismo unico perché vede le principali associazioni ambientaliste, compresa Lega Ambiente ovviamente, sedute al tavolo, componenti fondamentali di questo osservatorio. Purtroppo, appunto, benché il ministro Franceschini sia stato più volte sollecitato a reinsediarlo, ciò con la nuova legislatura, ciò non è ancora avvenuto. Ma tornando ai piani paesaggistici, appunto, approvati ai sensi del codice, come sono strutturati, come agiscono? Vado molto veloce, ma credo di dovervi dare alcuni riferimento. La principale, appunto, differenza con i piani precedenti è che questi piani riguardano l'intero territorio e non solo le parti tutelate da vincoli, ovvero da beni paesaggistici. In alto a destra vedete un'immagine della regione toscana con tutti i suoi ambiti di paesaggio, quelli rappresentati con diversi colori. In questo caso ogni ambito di paesaggio ha costituito l'oggetto di un approfondimento paesaggistico, sia conoscitivo interpretativo che regolativo e di indirizzo nel piano. E potete vedere la differenza con l'immagine sotto, dove sono rappresentati i vincoli per decreto, poi ci sono appunto quelli della legge Galasso, che sono invece tutta una serie di macchie proprio sul territorio regionale, macchie di cui a volte si fatica anche a comprendere il senso rispetto alla complessità e la continuità dei paesaggi. Inutile ricordarci, ovvero non è inutile ricordarci il fatto che abbiamo una Costituzione che con il proprio articolo 9 richiama la tutela del paesaggio, come è noto. E quest'articolo è stato più volte osservato dalla Corte Costituzionale, che impegna tutte le pubbliche istituzioni a concorrere alla tutela e promozione del valore estetico, culturale e del paesaggio. E in realtà, come dire, Preghieri diceva una cosa altrettanto importante, se non di più, ancora nel 68, quando sosteneva che la tutela del paesaggio indirizza e regola attraverso l'apparato dello Stato l'azione della comunità popolare sul territorio. Oggi questo linguaggio è un po' desueto, però il concetto è chiaro e fondamentale. Cioè non possiamo aspettarci, scusate, che dal basso, come dire, venga spontanea, si organizzi spontaneamente una tutela del paesaggio se le istituzioni non fanno la propria parte. Questo è quello di cui vi parlavo prima, semplicemente tempi molto lunghi comunque a volte per la redazione di questi piani, anche se ce ne sono stati invece di più veloci. Tutti questi piani copianificati ai sensi del codice hanno dei contenuti conformativi in forma di prescrizioni rivolte a chiunque intervenga sul territorio e quindi sul paesaggio, e di direttive rivolte invece soprattutto agli enti locali che devono predisporre strumenti urbanistici che intervengono ovviamente sul paesaggio.
quindi contenuti conformativi, regolativi, potremmo anche chiamarli, e contenuti strategici, cioè indirizzi per le politiche, per le diverse politiche, anche di settore, che erogano finanziamenti, ad esempio, no? Che incidono sul paesaggio, sulla qualità del paesaggio. Questo era un esempio, ma possiamo saltarlo perché non abbiamo tempo, anzi dobbiamo saltarlo. Vi dicevo che ogni ambito, spesso i piani paesaggistici, questo è l'esempio dell'indice di una scheda d'ambito del piano paesaggistico toscano, che ha dei contenuti molto articolati, che non si fermano però alla parte conoscitiva e interpretativa, ma appunto contengono anche una disciplina d'uso specifica per quel singolo ambito, che si affianca alle norme generali di piano che valgono su tutto il territorio regionale. Questo è un esempio del piano del Piemonte, anche questo ha questa doppia componente conformativa e strategica. Questo è il piano della Puglia, ma sul piano della Puglia poi ne tratterà dettagliatamente Alberto Magnaghi, ma vedete anche qui, come dire, lo scenario strategico e poi invece la parte della disciplina, quindi la parte strategica composta di linee guida e di progetti di paesaggio, la parte statutaria che invece è composta più di regole, diciamo. Questo lo salto. Un ultimo aspetto che mi preme sottolineare. In realtà, dicevo prima, non ci si può aspettare che gli abitanti di un luogo, diciamo, si attivino a favore del proprio paesaggio se l'istituzione non fa la propria parte. E però devo dire che anche successivamente a questa mia esperienza di pianificazione regionale in Toscana, devo dire che c'è un ruolo crescente del terzo settore che va colto, con cui è fondamentale interagire. E qui citavo appunto le associazioni di volontariato, ad esempio nel Piemonte ci sono una dozzina di osservatori locali per il paesaggio che svolgono varie attività di promozione del paesaggio locale e anche di tutela. A volte appunto le associazioni ambientaliste si occupano anche di paesaggio, per fortuna, nel senso che il paesaggio, come dire, ha rapporti molto stretti con l'ambiente, anche se tratta chiaramente di un ambiente trasformato dall'uomo, anzi in senso positivo direi, no? E il FAI ha sviluppato progetti di paesaggio anche alla scala territoriale, importanti dal punto di vista metodologico. In una ricerca recente, appunto, che sto conducendo in Piemonte, ci sono anche alcuni gruppi di acquisto, reti solidali, eccetera. Ho un'esperienza di incontro con questa ZAC, Zone Attive di Cittadinanza di Ivrea, ad esempio, molto bella, in cui loro stanno promuovendo tutta una rete di aziende locali, agricole locali, che diventano anche custodi di paesaggio. C'è questo nuovo istituto delle cooperative di comunità che nelle aree interne, i territori montani, altocollinari, eccetera, svolge un ruolo importante anche di mantenimento in vita di paesaggi che altrimenti rischiamo davvero di perdere per sempre. E per l'espansione dei boschi sui terreni agricoli abbandonati, per il calo demografico e così via. E ci sono anche una serie di fondazioni bancarie, qui cito le due principali, ma so che negli ultimi anni hanno sviluppato tutta una serie di bandi e di progetti negoziati che guardano al paesaggio come leva per come dire, creare nuove economie per ridare benessere soprattutto appunto ai territori marginali.
rispetto a questo insieme di attori, chiaramente il ruolo potenziale degli enti territoriali cambia, ma rimane fondamentale. E però è altrettanto fondamentale che l'impegno attivo per il paesaggio sia presente in tutte queste tipologie di attori istituzionali e non, e da questo punto di vista è veramente l'azione collaborativa con aperture all'effettiva partecipazione, diciamo a percorsi di partecipazione effettivamente approfonditi, che sono fondamentali, che appaiono fondamentali rispetto al futuro del paesaggio. Io ho finito, anzi ho già sforato, temo, sul mio tempo. Sì, provo a chiudere, provo a terminare la condivisione. Sì, mi vedete ora? Riuscite a vedermi o vedete ancora lo schermo? Sì, perfettamente. Sì. Spero di non essere stata troppo noiosa. Non so se c'è qualche domanda ora o se vogliamo andare direttamente con... Allora, direi che le raccogliamo, raccogliamo le domande e poi in fondo le diciamo di pano e ve le propongo ad entrambi. Va bene. Bene. Allora, grazie. Il professor Magnaghi per la sua relazione. Allora, metto la... Aspetta, devo condividere il tuo schermo, però aspetta, devo dire due cose. Vai. Pronto, ci siamo, mi vedete? Benissimo, benissimo. Bene, bene, bene. Allora, io introduco due parole. Ai, cosa è successo? No, no, credo sia soltanto Fausto che ci vedete. Sentite? Sì, sì, assolutamente. Niente, volevo solo sottolineare il passaggio fondamentale che il combinato disposto, come si dice tecnicamente, fra il codice dei beni culturali e del paesaggio e la Convenzione europea del paesaggio cambiano radicalmente il ruolo del paesaggio nella pianificazione. Primo, l'ha già detto Anna, mettendo al centro i mondi di vita della gente anziché il bello sguardo dalla villa o lo sguardo aristocratico sui beni di eccellenza culturale, paesaggistica, eccetera. Questo vuol dire che tutto il territorio regionale, come recita il codice, è sottoposto a una valutazione di qualità del paesaggio rispetto a come percepito dalle popolazioni, vale a dire rispetto alla qualità dell'abitare, della vita, eccetera. Questo è un passaggio fondamentale. Il secondo, introdotto dal codice con l'articolo 145, è che il paesaggio è definito come cogente rispetto ai piani settoriali regionali, economico, infrastrutturale, dei servizi, del commercio, eccetera, che incidono sul territorio, e rispetto ai piani urbanistici. Voi dite che passaggio importante, ma non esiste, nessuno ne parla di questo articolo del codice che darebbe al piano paesaggistico regionale nessuno li farebbe più, se ne parlo, ne parlo solo io sostanzialmente in Italia, ma se andate a vedere l'articolo 111 dice esattamente questo. Il che vuole dire che si dà un'importanza al piano paesaggistico, ma prima ancora al paesaggio in senso complessivo di qualità del territorio dell'abitare, si dà questa importanza di essere sovraordinato come obiettivo, cioè la qualità del territorio rispetto a tutti gli altri, il produrre, il commerciare, eccetera, eccetera. Mentre, come vi ha detto Anna, per ora il paesaggio era una cattiva coscienza di alcuni beni conservati dallo sviluppo, il resto del territorio sottoposto ai disastri dell'economia. Questo passaggio sarebbe fondamentale, ma non è ancora applicato, nemmeno nei piani che abbiamo fatto con tanta passione, perché poi andate a vedere se un piano di sviluppo economico della regione toscana va a guardare il piano paesistico, manco per idea, non gliene frega niente a nessuno, è ancora considerato un orpello, un qualcosa per nobili,
tra appassionati delle bellezze naturali o delle bellezze architettoniche, urbanistiche, eccetera. Quindi volevo sottolineare questa importanza del passaggio che abbiamo tra le mani con due documenti importanti e che purtroppo non è ancora nella sensibilità né degli amministratori e forse anche della gente, insomma ci sono grosse difficoltà. Detto questo, io parlo solo per immagini, per cui se Anna mi aiuti a aprire, scusate un secondo, che... No, comincia dall'inizio. Ecco, vedete? No, aspetta. Ecco, vedete? Pronto? Perfettamente, Alberto, allora, perfettamente, prego. Allora, io in queste slide cerco di sintetizzare i concetti del piano paesaggistico della Regione Puglia che ho elaborato dal 2017 al 2010 ed è stato approvato nel 2015, scusate, per tutta una serie di rapporti complicati col Ministero, che ha assunto pienamente questa idea che il paesaggio sia la rappresentazione, diciamo, percettiva di un processo di territorializzazione storica profonda che ha prodotto un grande patrimonio territoriale, urbano, paesaggistico, ambientale, eccetera, eccetera, nel corso dei secoli. Ma tutto ciò si regge, questo cambiamento di ruolo del paesaggio, sul concetto di sviluppo locale fondato sulla valorizzazione di questo patrimonio. Se io penso allo sviluppo non più come un qualcosa di sovrapposto a un territorio che non c'entra niente, che è un puro strumento tecnico di appoggiare oggetti, fabbriche, uffici, infrastrutture, ma è esso stesso un valore patrimoniale profondo, unico nel mondo di quel territorio lì, e io penso a uno sviluppo che tenga conto della valorizzazione di quel patrimonio, ecco che il suo paesaggio mi diventa la guida dei valori, della lettura, dell'interpretazione profonda dei valori patrimoniali di quel territorio. Se non si capisce questo, se non si capisce questo passaggio fondativo di una nuova concezione del paesaggio, che non è più un di più, un bello sguardo di alcuni pezzi del territorio, ma è l'essenza della qualità del territorio, del suo abitare, del suo produrre, come dice Matteis, valore aggiunto territoriale, non capiamo per esempio un piano come quello della Puglia, che è un piano paesaggistico a valenza di piano territoriale, non essendoci allora in Puglia un piano territoriale, quindi il piano paesaggistico proprio assume questa funzione di piano territoriale. Ora io sintetizzo i tre caratteri fondamentali che abbiamo utilizzato in questo piano. Primo, la produzione sociale del piano. In questo piano, per la prima volta nei piani paesaggistici, nei piani, diciamo in generale, comunali, regionali, provinciali, c'è un articolo, un capo terzo delle norme tecniche del piano, che sono le norme, il documento diciamo più tecnico dove si enunciano sistemi normativi, c'è un articolo terzo che dice la produzione sociale del paesaggio. Qui ho scritto la produzione sociale del piano perché la produzione sociale del paesaggio è l'applicazione di un piano che è stato prodotto socialmente. Cosa vuol dire? Che fin dall'inizio del lavoro abbiamo iniziato con una serie di contatti col territorio, con un manifesto con i produttori del paesaggio, conferenze d'area, eccetera, lì li vedete scritti, ecomusei, mappe di comunità, premi per il paesaggio, sito web interattivo, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo messo in atto una serie di strumenti molto difficili a scala regionale perché
lavorare su un territorio così vasto, così lungo come la Puglia, pensando di far partecipare la popolazione interna all'otto, bisogna usare strumenti molto diversi fra loro, alcuni a livello comunale, alcuni a livello provinciale, altri a livello regionale, insomma strumenti molto diversi, perché la difficoltà non è comparabile con quella di un processo partecipativo di un quartiere, di una piccola comunità. Quindi abbiamo dovuto mettere in atto molti strumenti che hanno impegnato molto tempo, un lavoro incredibile, perché la partecipazione non si fa con una chiacchiera, con un'assemblea, ma si fa con laboratori, con tante iniziative, con una partecipazione, diciamo, reale di diversi livelli a diverse scale di interazione. Qui vi faccio solo vedere qualche esempio di questi prodotti, che sono le mappe di comunità fatte con gli abitanti, naturalmente a livello di un singolo comune, di una singola cosa, dove gli abitanti partecipano con dei facilitatori, architetti, sociologi, eccetera, a reidentificare i valori del proprio patrimonio territoriale. Vedete, sono disegni anche molto belli, non, ovviamente con l'aiuto di miei studenti, però il sugo della cosa è che gli abitanti riscoprono il loro territorio. In questa mappa di comunità di Neviano volevo farvi solo notare una cosa: io come pianificatore territoriale avevo individuato circa 4 unità di paesaggio: il centro storico, la città che vedete insieme, a cavallo della serra, la serra, quel declivio nel Salento che caratterizza diversi livelli del territorio, sopra l'oliveto, sotto alcune orti urbani e poi giardini e poi la campagna. Gli abitanti ne hanno individuato circa 40. Perché? Perché gli abitanti leggono il territorio molto meglio se messi in condizione di farlo, perché c'è la memoria, c'è il modo di vivere il territorio, ci sono i percorsi, ci sono le relazioni umane, eccetera. Quindi per loro i paesaggi sono non 4 ma 40. Questo ci ha molto colpito anche in molte situazioni dove ho fatto piani partecipati in Toscana, dove viene fuori che i saperi contestuali degli abitanti sono essenziali per capire la qualità e la profondità del patrimonio in modo molto più approfondito di uno sguardo esterno, che può essere quello di un sociologo, di un urbanista come me. Vabbè, qui un altro esempio della comunità di San Vito dei Normanni, dove gli elementi, come vedete, simbolici, religiosi, culturali, eccetera, si associano con una descrizione dei mestieri, delle peculiarità ambientali e territoriali. Ecco, vi ho spostato questi 2 soli esempi, ma tenete conto che di mappe di comunità durante i 3 anni del piano sono costruite una 40 tra il sud e il nord della Puglia, appoggiate dagli ecomusei che sono stati istituiti con legge regionale durante il piano, e che quindi gli ecomusei e i comuni hanno aiutato la costruzione di questi percorsi conoscitivi, che sono la base, diciamo, percettiva di come gli abitanti, ma naturalmente la percezione degli abitanti cambia poi nel tempo, nell'elaborazione, nel ricordo, nella memoria, nella ricostruzione collettiva di una comunità. L'altra questione fondamentale, oltre a quella della partecipazione, è stata l'approccio identitario e statutario, quello che dicevo prima, cioè se il paesaggio deve essere non solo il bello sguardo, ma darmi l'identità di un territorio, le sue regole di costruzione, di trasformazione nel tempo lungo, e quindi anche quelle relazioni tra insediamento umano e ambiente che abbiamo dimenticato nei nostri insediamenti, allora non mi basta un approccio, diciamo, puramente percettivo o un disegno dei paesaggi dal punto di vista poetico, artistico, pittorico, ma devo andarmi a studiare la struttura nel lungo periodo. Per questo, come vedete, siamo partiti dai peucezzi, dalle culture preromane descritte nella loro essenza territoriale, fino a quelle romane. Questa è la Puglia romana, dove vedete già le città, le reti infrastrutturali, i boschi, eccetera, eccetera. Vedete anche nell'immagine piccola una struttura della piana che poi diventa il granaio famoso della Capitanata. E questo è un dettaglio della parte nord della Puglia,
dove vedete già la profondità, la ricchezza di come questo paesaggio viene fuori. Ma il nostro scopo non è quello di fare delle immagini semplici, ma di sovrapporle, di cercare di fare tutti i processi di territorializzazione, naturalmente non ogni giorno, per grandi epoche, appunto romana, medievale, rinascimentale, eccetera, e poi costruire ciò che resta di tutto ciò sul nostro territorio, una grande ricchezza, una grande sovrapposizione, perché ogni civilizzazione successiva non distrugge tutto di quella precedente, ma ne recupera e ne reinterpreta molti elementi, perché noi queste strade romane le abbiamo ancora quasi tutte nella Puglia contemporanea, i centri romani o preromani o medievali sono tutti sovrapposti in questa meravigliosa terra di città, come peraltro a Sicilia, e quindi c'è queste carte che alla fine ci danno, questa è una carta di sintesi, invece una nuova leggenda perché non l'ho messa per tempo, ma è una leggenda molto complessa che ci dà cosa di tutto questo processo dai preromani fino all'attualità rimane come sintesi del territorio e del paesaggio. E questa è una struttura forte, perché come vedete la viabilità romana ha un grande spazio, ma hanno spazio molte reti differenziate di reti di città che si sviluppano nel tempo, nell'epoca romana, nell'epoca dal 500 al 700 fino a oggi, fino alla nostra civilizzazione che è un po' coperta tutte queste cose, ma ci sono ancora. Quindi questo è il patrimonio territoriale, una cosa costruita nel tempo lungo che noi dobbiamo riscoprire attraverso il piano paesaggistico e rimettere in evidenza, perché può essere l'elemento di valore su cui costruiamo la riqualificazione dei territori della contemporaneità, che come al solito tendono, cioè come al solito, che per loro natura, avendo rotto il rapporto tra insediamento umano e ambiente e natura, tendono a distruggere tutto ciò, è storia, tendono a nascondere tutto ciò. Questa è una carta di sintesi dei paesaggi della Puglia, qui siamo sempre nella parte nord del Gargano e della piana della Capitanata, dove vedete abbiamo cercato con difficoltà di riassumere molti elementi naturalistici, ambientali, insediativi, vedete diverse trame di reti di città, eccetera, eccetera, che ci danno questa profondità storica che è la base poi della costruzione del nostro piano e dei progetti di paesaggio che tengono conto di questa che è l'identità. Io dall'assessore Barbanente ho avuto, quando mi ha incaricato, dice: tu devi restituirci l'identità dei paesaggi della Puglia, perché non lo sappiamo più quali sono. E questo sforzo è stato questo, che naturalmente non ha riguardato solo i luoghi del turismo, la costa e poco altro, ma questa profondità di questo territorio. L'altro, il terzo aspetto e ultimo che tratto è quello che questo piano non si è limitato, diciamo, a leggere il patrimonio, interpretarlo, dargli delle regole statutarie di valorizzazione, quindi un'azione, diciamo, ancora di vincolo, di rispetto dei valori patrimoniali, ma si è data un compito progettuale. E poi, proprio perché l'interpretazione del codice e dell'articolo 145 ci dice che il piano paesaggistico condiziona tutti gli altri piani teoricamente. E quindi noi ci siamo detti: ma se è vero questo, allora i progetti di territorio per questi paesaggi regionali sono importantissimi, perché permettono di condizionare l'insieme delle politiche, l'insieme dei progetti e finalizzarli a questo progetto di valorizzazione del patrimonio come base per lo sviluppo sostenibile, che noi chiamiamo autosostenibile, perché la parola sostenibilità senza l'auto, cioè senza una capacità di una regione di autogovernarsi, di autoriprodurre le proprie risorse, ma affidandosi semplicemente a un concetto astratto di sostenibilità, non ci piace. Allora, elenco adesso rapidamente
questi cinque progetti di territorio per farvi capire che è molto difficile fare un progetto regionale, perché la Puglia è lunga, profonda, è difficile, però abbiamo tentato di muoverci su questa scala. Naturalmente le scale del piano sono tante, sono questa regionale, poi sono quelle provinciali, quelle dei comuni. Ma una cosa che volevo dire è che questa impostazione partecipata del piano a vari livelli, siccome il piano è innanzitutto un fatto culturale, al di là di come la regione lo sta applicando, che è appunto un contraddittorio, perlomeno diciamo, l'ex assessore Barbanese, che ha fatto 10 anni di assessorato, i 5 anche successivi all'applicazione del piano, stiamo facendo insieme un libro proprio su come questo piano sta agendo culturalmente nella stesura dei piani comunali, provinciali, settoriali, eccetera, eccetera, di come ha imbevuto di una cultura nuova il procedere amministrativo al di là delle norme. Questo è un fatto, secondo me, importantissimo, perché le norme si evadono e la cultura un po' meno, cioè se un amministratore è sensibile a dei progetti di paesaggio, probabilmente ha meno bisogno della norma e più bisogno di esprimere socialità, innovazione, eccetera, eccetera. Vi enuncio rapidamente questi 5 progetti di paesaggio, che sono il primo, la rete ecologica regionale, un breve spiegazione. La rete ecologica regionale, adesso qui ce n'è sempre il solito pezzo dalla parte nord della Puglia, è stata elaborata da un famoso ecologo, Sergio Malceschi, che ha fatto molti piani nel nord Italia, eccetera, e che è venuto a fare questo lavoro. È una rete ecologica progettuale, cioè non individua soltanto le emergenze da connettere, cioè i corridoi ecologici, tutto quello che è la letteratura sulla riconoscimento dei valori dell'agricoltura per la rete ecologica, per dei boschi, dei fiumi, eccetera, eccetera, ma per costruire questa connessione di tutto il territorio regionale utilizza anche, faccio un solo esempio, la strada che accompagna l'acquedotto regionale pugliese che va da nord a sud e l'utilizza per ricostituire una connessione nord-sud con le piste ciclabili, le stazioni, i collegamenti con le ferrovie, la riqualificazione ambientale boschiva, cioè è un progetto di paesaggio esso stesso. La rete ecologica non diventa solo riconoscimento e valorizzazione dei beni ambientali messi in rete nella loro continuità e complessità ecologica, ma è anche un progetto che si lega alle strutture del territorio. In questo caso utilizza, per esempio, molte strade storiche per ricostituire i filari alberati, per ricostituire la struttura di connessione tra costa e entroterra, dove ci sono delle meravigliose città dell'entroterra costiero, i rapporti tra parte della Murgia montana, del sub-Appennino Dauno e la pianura, cioè diciamo questo che si chiama schema direttore per la rete ecologica polivalente vuol dire appunto questa capacità di essere non solo descrittiva del patrimonio e normativa, ma anche di un progetto di territorio, di riqualificazione territoriale. Secondo progetto, il patto città campagna. Come vedete da tutti questi lumini, noi qui abbiamo inteso ricondurre ogni centro urbano alla sua campagna, collegando un intorno che è più o meno vasto, come vi dico adesso, con un parco agricolo. Perché agricolo? Perché il parco agricolo, anziché del parco naturalistico, è un parco produttivo, cioè in cui c'è l'agricoltura che produce servizi ecosistemici
che produce reti corte tra produzione e consumo, cibo per le città, qualità ambientale, eccetera, eccetera. Questi parchi agricoli sono di tre tipi, come vedete scritto qui. Una campagna del distretto, cioè una fascia che riprende i vecchi giardini e orti delle città pugliesi, che diventa una frangia, diciamo, della prima periferia che si connette direttamente, diciamo, un'agricoltura periurbana, sì, un'agricoltura periurbana che in qualche modo rilancia la riqualificazione delle periferie attraverso proprio il cibo, la fruizione, gli orti urbani, eccetera, eccetera. Una fascia più ampia, che è quella celeste o blu, celeste chiaro, celeste scuro, che riguarda i parchi agricoli di valorizzazione, cioè qui abbiamo degli immensi oliveti monumentali con intorno le città, ecco, in questo caso come nel Salento, quel parco che vedete metà Salento è un parco di valorizzazione di qualcosa che c'è, cioè di un grande monumento che è l'oliveto monumentale collegato con le sue città per mille usi, città campagna, città oliveto, qui c'è anche delle associazioni che gestiscono, come l'UA, che gestiscono questo parco, ecco. E poi parchi di riqualificazione, invece le aree che vedete intorno a Bari, intorno a Foggia, intorno alle metropoli, diciamo, che cercano appunto di costituire una fascia più ampia di agricoltura periurbana, la quale dovrebbe appunto avere tutte quelle funzioni che dicevo di ricostituzione dei metabolismi urbani, dei cicli dell'alimentazione, dei fiumi, delle acque, eccetera, eccetera. Quindi questo progetto è un progetto che riguarda, come vedete, tutta la Puglia, però in forme diversificate a seconda di che cosa devo fare, se devo valorizzare, devo ricostituire un margine urbano, eccetera, eccetera. Sono state fatte di dettaglio con studi alla scala 1 a 15.000 di tutte le città della Puglia, quindi un lavoro enorme che ha tutte le sue schede per poter procedere a questa innovazione profonda di riconnessione tra le città e la campagna. Questo è un dettaglio della parte nord. Che salto. Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce, anche qui è un progetto molto complesso che serve a restituire a questo territorio dei mondi locali una possibilità di esistere che oggi non esiste al di fuori delle coste, dei centri più importanti per il turismo, eccetera, eccetera. Quindi è una messa in relazione fatta insieme al piano dei trasporti e delle infrastrutture della Regione Puglia di connettere le stazioni delle ferrovie locali con i percorsi nautici dei sistemi di mare, con i monumenti, con le città, con i paesaggi locali, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è un sistema, diciamo, regionale di riqualificazione della mobilità in funzione della mobilità dolce. Una di queste strade della mobilità dolce è quella che dicevo prima, multisettoriale dell'acquedotto della Puglia, che percorre longitudinalmente tutta la Puglia. E naturalmente l'altro discorso importantissimo sotto 100 km di costa è la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri. Qui cosa abbiamo fatto? Non abbiamo parlato della spiaggia. Abbiamo delle situazioni disastrose di occupazione, di abusivismi, di distruzione delle scogliere, non ve lo racconto, insomma, tutta la Puglia è stata oggetto di questo. Abbiamo bloccato completamente, come nel piano sardo peraltro, tutta l'edificazione sulla costa, però abbiamo detto non è un piano vincolistico questo, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo costruire, vedete, una fascia molto ampia, dobbiamo costruire un rapporto con quel sistema meraviglioso di città e dell'interno, che sono all'interno, diciamo, della costa, 1 chilometro, 2 chilometri, con strade molto importanti, collegamenti tra città, eccetera, eccetera. Dobbiamo
fare un grosso progetto di riqualificazione, di riuso di città meravigliose semi abbandonate. Per questo abbiamo fatto un piano di un progetto con una società dell'Emilia Romagna di turismo diffuso, di ospitalità diffusa, che sono quei recuperi dei centri storici con gli abitanti, con gli ristoratori, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo fatto un progetto di riqualificazione e di spostamento di tutta l'ospitalità turistica in questa fascia di 1, 2, 3 chilometri all'interno della costa, e bloccato interamente la costruzione sulla duna, sulle spiagge, sulle scogliere, eccetera. Avevo già finito, scusate, ma ho ancora due immagini, ho finito. E naturalmente l'ultimo progetto è quello altrettanto importante, che riguarda i beni culturali. Il professor Giulio Volpe ha impostato tutto questo discorso dell'archeologia globale, che significa non più solo occuparsi del sito archeologico, ma della storia del territorio come archeologia, cioè studiando la stratificazione storica delle città, dei territori, dell'agricoltura, dei beni, insomma un'estensione del concetto di archeologia alla storia del territorio. Questo ci ha permesso di individuare contesti territoriali estesi, i quali contesti si connettono naturalmente con tutto il progetto di viabilità dolce, di praticità, con gli altri progetti del territorio, e permettono di vedere il problema del bene culturale non isolatamente, ma connettendolo. Se avessi tempo vi mostrerei quello che Volpe ha fatto, il progetto per la Valle del Carapelle sopra Foggia, e che è un sistema straordinario che va dai siti romani a quelli medievali, a quelli territoriali, in una campagna meravigliosa dove tutto il territorio di questa valle diventa bene paesaggistico, è oggetto di un progetto di paesaggio e non solo il sito archeologico, che ne è una componente della visita. Questo toglie quell'aspetto un po' noioso della visita al sito archeologico in mezzo a un mare di costruzioni, di cose, di paesaggi, di industria, eccetera, eccetera, che solitamente a me annoia molto. Invece in questo modo diventa un elemento forte, un punto, un nodo di un sistema territoriale. E infine qui sono messi insieme un po' tutti i progetti per far vedere come tutti questi progetti poi si integrano in una progettualità sintetica di tutti i progetti di paesaggio, che dovrebbe essere nel loro insieme quelli che condizionano poi i piani comunali, i piani intercomunali, i piani di settore, eccetera, eccetera. Ecco, io ho finito, mi togli finito questa, spero di in così poco tempo di aver dato almeno il senso di questa progettualità molto, a mio parere, innovativa, che negli ambienti, diciamo, culturali, questo piano della Puglia è considerato, come quello della Toscana, un fattore molto innovativo per lo stesso concetto che ho cercato di spiegare di paesaggio come ragione dello sviluppo sostenibile, autosostenibile, e quindi che cambia l'intera economia del territorio. Purtroppo è molto apprezzato, ma non è ancora, secondo me non c'è ancora questo cambiamento culturale nel sistema amministrativo, soprattutto locale, se non in molti esempi che ci confortano, ad esempio in Puglia, che verranno riportati in questo libro, ma che non sono ancora, diciamo, la generalità del progetto di territorio che noi vogliamo. Quindi siamo in una fase di transizione in cui le energie come le vostre di Legambiente dovrebbero darci una mano proprio in questo passaggio concreto, sia come pressione sull'amministrazione, sia come mobilitazione delle popolazioni rispetto a questi obiettivi. Grazie. Grazie, grazie professor Magnaghi, grazie alla professoressa Marsonna. E c'è una domanda puntuale per Anna dal signor Antonio Ruta, che ovviamente commentava
mentre ovviamente illustravate le vostre bellissime presentazioni. E Antonio Ruta ci chiede, per le aree non vincolate è comunque possibile la dichiarazione di pubblico interesse? E poi invece ci sono due ragionamenti macro che vi vorrei proporre a entrambi io dopo. Non so se Anna vuole sì, rispondere. Prego. Siamo sullo stesso computer. Prego. Sì. Allora, dunque, il codice dei beni culturali prevede che i piani paesaggistici possano individuare questi beni che stanno nella categoria degli ulteriori contesti, che sono beni non vincolati, sono parti di territorio non vincolate, ma con norme più stringenti per quanto riguarda appunto il fatto che il paesaggio è importante, che va tutelato in quei contesti, eccetera. Come piano paesaggistico della regione toscana abbiamo scelto di individuare come ulteriori contesti le aree dei siti territoriali UNESCO che non avevano delle tutele sufficientemente forti, e devo dire che in generale il combinato disposto tra vincoli, quindi tra le aree tutelate come bene paesaggistico, gli ulteriori contesti e il resto del piano, in alcune occasioni di conflitti proprio territoriali relativi ad esempio a nuovi impianti di geotermia a media entalpia. Ce n'era uno che appunto c'è una società che aveva presentato un progetto di recente lungo la via Francigena e proprio in provincia di Siena, e proprio appoggiandosi su queste diverse norme, come dire, sono riusciti a resistere, diciamo, a questo progetto che era localizzato in un punto davvero inopportuno, in una porzione di territorio davvero inopportuna. Certo, sarebbe molto più importante se i piani intervenissero invece direttamente, ad esempio indirizzando le modalità con cui gli impianti di energia rinnovabile possono localizzarsi sul territorio. Noi l'abbiamo fatto, Fausto, ricordi bene, proprio all'inizio della legislatura in cui io sono stata assessore, però costretti da norme statali che ci davano delle possibilità limitate di strumenti utilizzabili per cercare di indirizzare appunto questi impianti in modo che fossero coerenti anche rispetto appunto al paesaggio, agli elementi paesaggistici. Ecco, a proposito proprio di questa considerazione, volevo rilanciare sul fatto che molto probabilmente il futuro prossimo ci detterà molta trasformazione di territorio sui due fronti: riduzione ovviamente delle emissioni climalteranti e adattamento ai cambiamenti climatici. E quindi la inevitabile e contestuale amplificazione e sicuramente di progetti che dovranno in qualche modo essere declinati sui territori, ascoltandovi mi verrebbe da dire, si può sottrarsi alla morsa da una parte della speculazione eccessiva, dell'aggressione al territorio, ma dall'altra anche da un eccesso opposto di nimby e di credenza che poi il paesaggio non possa in alcun modo trasformarsi. Ecco, forse ci si potrebbe sottrarre, ma è una riflessione che vi voglio sottoporre, con un governo più regolato, più armonico del paesaggio e con più partecipazione, con più trasparenza degli atti, in modo tale che, al miglio zero, mi verrebbe a dire, della presentazione di questi progetti, vi fosse e vi sia la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza, che è
è sicuramente straordinariamente più attiva e più protagonista di quanto non lo fosse in passato. Che ne pensate su questo? Perché ci sono c'è questa dicotomia, no, degli estremismi, per cui comunque non si deve toccare niente, oppure poi invece la speculazione selvaggia. Come ne usciamo da questa dicotomia? Io credo che dalla nostra esperienza risulta che innanzitutto la cosiddetta vestizione dei vincoli, ovvero il fatto che i piani paesaggistici, laddove ci sono i vincoli, ci sono dei beni paesaggistici tutelati, va a leggere cosa sono davvero quei beni, se sono più o meno conservati, quali sono i valori effettivamente presenti, e declina le norme di conseguenza. Come dire, già questo da un lato limita la discrezionalità dei singoli funzionari della sovrintendenza nel rilasciare pareri, perché vorrei ricordare in camera caritatis che nella mia esperienza di assessore ci siamo trovati con i funzionari regionali a rincorrere dei provvedimenti di via libera dati dalle sovrintendenze a interventi che per la regione erano insostenibili, da un lato, e dall'altro invece ci troviamo di fronte a volte a dei dinieghi su cose che veramente, come dire, sembrano del tutto ragionevoli, e quindi i dinieghi non lo sono molto, non appaiono molto ragionevoli. Quindi il piano già, come dire, cerca di governare in base a dei criteri chiari, perché il lavoro faticosissimo fatto dai piani paesaggistici è quello di andarsi a leggere ogni vincolo, capire quali siano i valori presenti e dare sia delle prescrizioni che delle direttive per tutelare effettivamente i valori presenti e non altri che non sono presenti magari, no? E questo dovrebbe valere per tutto il territorio. Dal punto di vista appunto dell'acquisizione culturale e di quanto valga una norma per il territorio non vincolato, appunto c'è ancora della strada da fare. È una strada che si gioca soprattutto sulla cultura con cui i comuni recepiscono i piani, adeguano i propri piani urbanistici al piano paesaggistico. E lì davvero però alla scala comunale soprattutto la partecipazione è assolutamente fondamentale, è fondamentale la trasparenza, il libero accesso agli atti, cosa che invece appunto con Legambiente Piemonte ci siamo trovati proprio l'altro giorno grazie a un contatto che mi ha passato Fausto a ragionare sul fatto che le norme di accesso generalizzato agli atti non sono assolutamente rispettate, perché vengono interpretate invece spesso, troppo spesso, in senso ostativo tuttora, no? L'idea che se hai un gruppo di cittadini che vuole farti presente un problema, come dire, la loro voce non vale, mentre vale la voce di un rappresentante di un'organizzazione di qualunque genere, no? Economica o altro, quella vale molto di più, no? E così via. Ci sono molte cose da cambiare nella cultura rispetto alle quali io credo che l'azione di un'associazione come Legambiente sia fondamentale, proprio sui territori, attraverso i circoli, no? Assolutamente, cerchiamo di svolgere questo ruolo sempre con equilibrio e senso anche di responsabilità. C'era una domanda anche per il professor... No, scusa, cedo sì comunque la seggiola a Alberto, perché credo volesse rispondere anche su questo. Sì, no? Sì, sì. E poi c'è un'altra domanda per il professor Magnaghi. Intanto volevo rispondere su questo. Intanto constatiamo che purtroppo accedere a più questa conversione culturale sui cambiamenti climatici, il coronavirus, che la povera Greta Thunberg e le sue mobilizzazioni globali, purtroppo è così il mondo, ma insomma va bene anche questo. Io volevo dire, sono d'accordissimo a dire che non dobbiamo trovare, vivere tra questa alternativa tra non toccare nulla che tu dicevi e la speculazione come trasformazione. Volevo dire che questi due piani che abbiamo fatto si fondano su una interpretazione
strutturale, abbiamo detto, non solo estetica del paesaggio. Cosa significa? Che la stessa regione toscana, ad esempio nella legge 65, dice che il patrimonio della Toscana è articolato in beni idrogeomorfologici, cioè negli equilibri delle precondizioni dell'insediamento, nella sua rete ecologica, nei sistemi insediativi policentrici e nei valori dei paesaggi agrari toscani, cioè quattro invarianti di cui abbiamo studiato le regole genetiche e le regole di trasformazione. Quindi noi parliamo per i vincoli vecchi di vincolo, ma per tutto il resto del territorio che non è vincolato, come dicevate voi, non possiamo parlare di vincoli. Noi non possiamo vincolare una collina terrazzata, fa ridere i polli. Se io non trovo delle nuove funzioni per questa collina, non la trasformo produttivamente, non la riabito, crolla lo stesso. Posso anche vincolarla, ma la natura riprende il sopravvento e torna bosco dopo 100 anni di frane. Quindi il problema è appunto per il territorio, siccome noi parliamo di tutto il territorio regionale nel piano paesaggistico, per tutto il territorio che è la maggior parte non vincolato da leggi, da norme paesaggistiche, dobbiamo stabilire le regole di trasformazione su queste quattro invarianti, cioè dire trasformiamo il tutto, il paesaggio dinamico si muove, ma si muove in cui tutte le attività insediative, produttive, eccetera, rispondono a delle regole di buon governo, cioè delle regole di coevoluzione tra insediamento umano e ambiente che portino a degli equilibri idrogeologici, eccetera. Ecco, quindi è chiaro che non dobbiamo fermarci a questa visione del paesaggio come paesaggio che vincola. È un po' come i parchi. Noi stiamo facendo una commissione dei parchi nazionali, di cui Anna fa parte, dove per iniziativa del parco agricolo, del parco della Murcia, che è un parco agricolo in Puglia, è un parco rurale, si va vedendo come possono evolvere anche i parchi nazionali verso questo concetto di fruizione del territorio agricolo dei piccoli centri, cioè dire un po' come il parco del Ticino, insomma, di rendere il parco un'eccellenza della sperimentazione, dell'innovazione, salvaguardando i beni ambientali, paesaggistici, eccetera, eccetera. Quindi sono pienamente d'accordo. Vorrei aggiungere, se mi permettete, no, che il paesaggio ha anche molto da insegnarci, secondo me, da dirci, da testimoniarci, il paesaggio storico, rispetto alla resilienza, ai fattori di resilienza dei territori, no? Perché come dire, possiamo leggere le trasformazioni di lungo periodo nel paesaggio storico e capire quali sono gli elementi che sono riusciti a permanere attraverso molte trasformazioni. Certo, le trasformazioni climatiche che ci attendono sono, come dire, molto più rapide e drammatiche probabilmente di quelle esperite nel passato, però credo che questi paesaggi abbiano comunque qualcosa da insegnarci di utile. Grazie, e a questo punto, proprio in chiave propositiva, visto che entrambe le relazioni l'hanno sottolineato con molta forza, l'aspetto delle regole e dell'aspetto patrimoniale mi è molto caro e mi fa molto piacere che il professor Magnaghi l'abbia sottolineato con questa forza e ora l'abbia anche ripreso la professoressa Marson. Io appunto, rispetto alla questione dell'approccio anche progettuale dei piani, penso che ad esempio la soluzione dei parchi agricoli periurbani sia un modo per far comprendere come un territorio che spesso è derelitto, non è considerato, non è valorizzato per quello che invece è nella sua essenza una potenzialità anche di fruizione e di uso per i cittadini, può diventare quella pars construens, come dire, viva, propositiva, per la quale anche anticipare e fare da deterrente
a possibili speculazioni o a progetti assolutamente inadeguati. Ma io penso al nostro esempio, che noi ci viene sempre in mente quello, ora guardo Alberto e Anna che sono dei miei cari amici, ma insomma il Parco Agricolo della Piana è il più grande deterrente del grande aeroporto. Cioè, se uno pensa al Parco Agricolo della Piana nella più grande area metropolitana della Toscana, pensa a una soluzione progettuale di territorio, non a vincoli, ma a un'idea propositiva di futuro, a un'idea solare, positiva. Ecco, questa cosa per cui i paesaggisti saremmo tutti tacciati di conservazionismo, la dobbiamo togliere dall'agenda, cioè ce la dobbiamo togliere un po' di dosso, perché in realtà proponiamo semplicemente cose diverse, più avanzate e forse anche più sostenibili. Non so se su questo argomento, come dire, vi invito a correre. Sì, sì, prima poi c'è Anna che ha fatto il parco, cioè che ha delimitato il parco della Piana. Io ho cercato di circondare, come vi ho fatto vedere, ogni città della Puglia di un parco agricolo multifunzionale. Questo della Toscana è esemplare per come è nato e come è diventato. È bene capirci. Allora, c'è una linea che è quella, diciamo, di qualche archistar che dice facciamo qualche boschetto, qualche giungla urbana, eccetera. Il parco agricolo è un'altra cosa, il parco agricolo multifunzionale, cioè è come è stato concepito, lo dice il piano di Anna, come principio ordinatore di tutte le politiche infrastrutturali della Piana. Ma cosa vuol dire principio ordinatore? Un principio ordinatore se propone una attività del parco agricolo, cioè un'agricoltura bioecologica che funzioni per la produzione di servizi ecosistemici sul cibo, sull'acqua, sui fiumi, sui confini della città, sulla percorribilità dolce del territorio, eccetera, eccetera. Cioè si riqualifica l'urbano e la sua vita, e quindi è un progetto di territorio il parco agricolo, non è un vincolo, non è che delimita un'area. Come è stato interpretato invece il parco agricolo? Intanto il concetto di principio ordinatore nella Piana di Firenze è stato spostato dal parco agricolo all'infrastruttura dell'aeroporto, cioè l'aeroporto è diventato quello che definiva le politiche di compensazione per poter fare l'ampliamento dell'aeroporto. Vale a dire, il presidente Rossi si è messo a cercare aree per piantare alberelli qua e là, in modo a pera, purché ci fosse una certa quota di alberi. Poi ci sono le zone umide delle occhette e dei laghetti e così via. Cioè il principio base è fare l'aeroporto. Poi la zona dello spazio aperto si fa qualche compensazione con un po' di laghetti e di zone umide e un po' di alberi qua e là a caso, cioè dove ho la disponibilità di alberi. Per cui Rossi ha dato ordine, cioè trovatemi delle aree dove fare gli alberi, ma che c'entra con un progetto? Perché interessava solo il dato quantitativo. Quindi non so se ho spiegato, cioè un conto è usare lo spazio periurbano come compensazione per politiche di sviluppo che derivano da ragioni economiche. Un conto è usare la forza, come dicevi tu, di un progetto di parco agricolo, che vuol dire insediare nuovi agricoltori, aiutarli a crescere, a fare le reti corte, la produzione e consumo. Tutto ciò non è stato fatto. Il piano dell'ANA del parco agricolo è rimasta una perimetrazione che va anche bene. Ma anche i sindaci che oggi hanno contrastato fino in fondo, vincendo l'ampliamento dell'aeroporto, non hanno ben chiaro che devono investire nell'agricoltura innovativa nel territorio per rianimarlo, ridargli un'anima e un corpo e ridargli delle funzioni per la città. Non è ancora chiaro questo concetto. Sarebbe molto, io volevo parlarne con la Bonanno, con la responsabile della città metropolitana, per dire facciamo questo grande progetto del parco agricolo, ma che va tutto fatto. Finora abbiamo un perimetro, ma non è stata fatta una virgola, non c'è un agricoltore in più, sono campi abbandonati che aspettano solo di fare la compensazione a opere infrastrutturali. Basta, mi faccio.
Vorrei dire anche io qualcosa. Poverino, su lei questo. Fatto questa parte. l'ho fatto insieme a tante altre persone. No, il tema appunto della riqualificazione dei paesaggi della vita quotidiana è in effetti centrale rispetto a progetti come questo. Come si possono riqualificare i paesaggi di vita quotidiana delle periferie, no? Oggi? Non certo dando un po' di verde pubblico in più, o del verde privato sui terrazzini. In tempi di crisi post-Covid, anzi stiamo ancora dentro il coronavirus, c'è una corsa a fare orti, a costruire orti molto più estesi del normale, straordinaria, che vedo direttamente. Il periodo speciale di Cuba. Sì, come il periodo speciale di Cuba, come la crisi del 29 negli Stati Uniti. È noto che, come dire, gli orti sono stati, tra l'altro, una delle risorse proprio messe in campo dallo Stato per contrastare la depressione della disoccupazione, non solo il problema economico della disoccupazione, ma anche quello di, appunto, di una mancata occupazione, quindi per occupare il tempo. Se noi facessimo ipoteticamente un calcolo del benessere per gli abitanti della piana di Firenze sul modello del BES, del rapporto sul benessere equo e sostenibile, promosso peraltro dall'Istat sotto l'impulso di Giovannini, no, qualche anno fa, anziché calcolare come fa l'IRPET, piuttosto per i committenti noti, il PIL aggiuntivo legato all'aeroporto. Sto ragionando in diretta, Fausto. Probabilmente avremmo dei risultati molto significativi dell'apporto che è appunto un parco agricolo di questo genere, che mantiene a verde, ma a verde produttivo, a verde fruitivo, eccetera, l'ultimo polmone verde rimasto nella piana tra Firenze e Prato, come dire, il ruolo che questo potrebbe avere per la qualità di vita e anche il paesaggio degli abitanti, di chi abita tutte le periferie che si affacciano appunto su quest'area, che oggi è un'area in attesa purtroppo di nuove infrastrutture, no? Siamo riusciti temporaneamente a bloccare le nuove urbanizzazioni, ma non le nuove infrastrutture. No, infatti abbiamo toccato, ci scuseranno gli amici e compagni siciliani, questo tema, perché è paradigmatico comunque di un modo di agire della pianificazione in questa fase storica del nostro paese, e quindi l'ho toccato non in chiave territoriale come presidente della Lega Ambiente Toscana, ma come vicenda paradigmatica della disciplina. E quindi penso che possa valere per molte altre aree del nostro paese, sì. E credo che sia un'esperienza che potremmo, diciamo, in controluce verificare in molti altri contesti geografici del nostro paese. Sì, peraltro, Fausto, se andiamo a vederci i dati sui nuovi consumi di suolo, no? Dei rapporti annuali che fa ISPRA o altro che produce ISPRA, gran parte del nuovo consumo di suolo non è dovuto più, insomma, negli ultimi 3-4 anni a nuove espansioni residenziali, che tanto non se le compra nessuno, no? Con la crisi dell'edilizia, ma alle infrastrutture e a grandi piastre commerciali, logistiche, certo. E di altro genere, sì. Allora, io credo che siamo arrivati praticamente negli ultimi minuti di chiusura. Gli amici di Legambiente Sicilia mi hanno onorato di aver condotto e moderato questa bellissima occasione di confronto scientifico, disciplinare. Sono molto grato ad Alberto e Anna, perché oltre che grandi prof sono dei miei cari amici, e non credo di millantar credito a dirlo, e me ne onoro molto. E gli amici
amici siciliani mi hanno pregato anche di annunciarvi e a tutto il pubblico che ci ha pazientemente ascoltato che i cantieri di Legambiente Sicilia continueranno e nelle prossime settimane questa serie di seminari di approfondimento su tante tematiche dell'ambientalismo scientifico e del territorio andranno avanti con queste videoconversazioni anche informali, cordiali, che ci arricchiscono e devo dire rinverdiscono un po' la nostra tradizione, no, dell'ambientalismo scientifico, che mette al centro i contenuti e non i sentiti dire o appunto i commenti sui social. Sono molto grato di questa bella occasione e davvero buona serata a tutti. No, grazie. Fausto, scusami. Prego. No, vorrei soltanto fare un invito. Prego. A condividere il link al rapporto sullo stato delle politiche del paesaggio, alla carta del paesaggio nazionale, certo, eccetera, anche ai siti dei piani paesaggistici, in modo che chi si è interessato possa andare ad approfondire la questione. Assolutamente cruciale la conoscenza e andarsi a scaricare i documenti, perché c'è tanta produzione anche disciplinare di atti che magari non si conosce semplicemente per ignoranza o perché magari è nascosta in qualche sito, come dicevi prima tu, nel portale, quasi che fosse come dire, quasi ci se ne vergognasse. Un po' è davvero così. Grazie Anna per questo ulteriore consiglio, vi saluto, vi abbraccio e alla prossima. Arrivederci. Alla prossima.